per ritrovare il cuore nostro e degli altri. Questo è un commento di Don Fabio Rosini per la domenica 15 settembre 2019, tratto da un articolo di Famiglia Cristiana. Spesso ci si accosta alla parabola del Padre Misericordioso, dimenticando che è la terza di una serie di tre parabole che si illuminano reciprocamente e scaturiscono da una circostanza specifica, quella in cui Gesù viene circondato di pubblicani e peccatori. E in quel momento farisei e scribi mormorano: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Il testo prosegue, ed egli disse loro questa parabola. È inaugurata la serie che comprende la parabola della pecora perduta, quella della moneta perduta e quella del figlio del perduto, e il loro ritrovamento. Gesù darà voce a farisei e scribi nelle parole del fratello maggiore del figlio ritrovato, il quale rimprovera il padre dicendo: «Ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». La rabbia del fratello maggiore trasuda invidia, come a dire: «Bella cosa! Questo è andato a divertirsi, se l'è goduta, e ora qui mangia e beve, mentre io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici». Ma cos'è il peccato? È godersela? L'esperienza del fratello minore è tragica, devastante, umiliante, degenerante. Il padre infatti definisce cosa sia il peccato. E il testo ripete due volte questa profezia esistenziale: «Tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». Il peccato è morte e privazione, è un'esperienza di smarrimento di se stessi. Ma sin dal tempo del serpente del libro della Genesi, il peccato viene invece millantato come un'esperienza di vita, di acquisizione e di crescita, per poi rivelarsi come un atto autodistruttivo. Una visione infettata. Dove ritroviamo la mentalità del serpente? Proprio nelle parole del fratello maggiore, che sono quelle dei farisei e degli scribi. Il serpente ha infettato la visione religiosa, e il motivo per fidarsi del Padre Celeste non è la vita e la salvezza, ma il dovere, la rinuncia frustrata e sterile, la ricerca della propria immagine etica e cose simili. Questo rende la fede una negazione e non un luogo d'amore. Di chi bisogna avere paura di più? Del minore che sbaglia e rinsavisce, o del maggiore che può stare in un millimetro della grazia con una visione distorta del peccato e del padre che lo rende suddito e non figlio? Vale la pena di puntualizzare che, al tempo in cui Luca compila questo capitolo, i farisei e gli scribi appartengono al passato esistenziale, non sono l'attualità di coloro per cui Luca scrive. Farisei e scribi vivono nella casa del padre, possono essere molti cristiani. In ognuno di noi può abitare, latente, la mentalità moralista che dimentica, per sé e per gli altri, che un peccatore è una pecora perduta, una persona immersa nel peccato è una moneta smarrita, ossia un valore grande da non perdere. Vale la pena di accendere la lampada, pazzare la casa e cercare accuratamente finché non troviamo il cuore, nostro e altrui, perché il cielo fa festa per ogni peccatore ritrovato.